Ciao a tutti amici, sono io, Giulia War, e oggi sono qui per aprire insieme a voi 5 uova di Pasqua. Allora ragazzi, oggi apriremo insieme 3 uova Kinder, di cui una di Frozen, una di Masha e Orso e una dei Baby Looney Tunes, poi una Super Wings e un'altra PJ Mask che molti mi avevate chiesto. Allora, direi di incominciare subito. Partendo da questa di Super Wings. Allora, eccolo qui. È molto piccolo. È un ovettino così. Um, se non sbaglio, questa serie la dovrebbero trasmettere su Cartoonito. Se non sbaglio. Però io, diciamo, non, lo se non la seguo. Ok, allora apriamolo. Tra l'altro, la carta è molto carina. Guarda lì ci sono tanti personaggi. Tutti personaggi così carini. Ok. Quando io vedo queste cose così tenere, tipo impazzisco e inizio a fare una cucina tutta strana. Vabbè. Ad ogni modo. Apriamo. Eccolo qui. È molto piccolo. Piccino, piccino. È un pochino più grande delle um, uova Kinder, quelle piccoline Kinder Sorpresa. Ah, però si apre subito. Ah, Meno male. Mettiamolo così: ecco, e vediamo: eh, che cos'è? Allora. Ah, sono dei disegni da colorare capito. Qui ce ne sono due, eccoli e poi qua ci sono i colori se non sbaglio. Ah, ecco, ok. Quindi, appunto, questo è quello che dovremmo trovare. Sinceramente, non è niente di particolare quindi mettiamo di lato, assaggiamo un po'. La cioccolata che dovrebbe essere dolci preziosi. Mm, buona dai. Poi ovviamente se è, a, eh, se è al latte è buona comunque. Bene, andiamo avanti. Adesso passiamo alle uova Kinder, che praticamente sarebbero quasi tutte Kinder, visto che sono 3 su 5. Perciò, ad ogni modo, direi di partire dalla più piccola. Quindi da questa qui, che sarebbe Kinder Sorpresa Maxi, dei Baby Looney Tunes. Quando ero più piccola, mi ricordo che li vedevo sempre, tipo, li adoravo, li adoravo tutti. Qualsiasi personaggio lo adoravo, però in particolare mi piaceva Titti, che era troppo tenera. Guardate, come si fa a non amare un personaggino del genere? Ad ogni modo, togliamo la carta. Poi spesso vedo... Oh, Uh, uh, I Looney Tunes proprio Looney Tunes Show quando lo trovo. Perché in questo periodo non lo stanno più trasmettendo. Oppure um, il cartone dedicato solo a Bugs che sarebbe il coniglio. Comunque, eccolo qua. Già lo sento buono quest'uovo perché le, le, il cioccolato Kinder è sempre il migliore. Oh, ok. Sono riuscita anche ad aprirlo in modo decente. Mettiamolo qui. Ok, vediamo. Io ho trovato Titti. No, no, io me lo ricordo da piccola. Ne avevo uno identico a questo. Probabilmente mi avevano preso lo stesso uovo. Eccolo qui, questo dovrebbe essere un anellino. Che ovviamente a me non entra perché il, il mio dito è enorme. Potrebbe entrare ah, neanche al mignolo perfetto. Però è carino. Come vedete, tutto glitterato, Mente, mentre questo dovrebbe essere così, praticamente si gira e poi si gira ed esce il coniglietto. Sì, me lo ricordo, ne avevo uno uguale. Solo che l'ho perso poi allora. Mettiamolo dietro. Adesso assaggiamo un po' di cioccolata. Che non fa mai male la cioccolata Kinder. Che è buonissima. Mmm, che buona. No, la cioccolata Kinder è la migliore, ragazzi. Davvero. Se doveste scegliere un uovo solo per la cioccolata, prendete quello Kinder. Davvero. Continuando. Passiamo adesso all'uovo di mascia e orso. Allora, Masha e Orso è famosissimo, quindi penso che tutti la conosciate come serie tv e la trasmettono su Raiyoyo. Rai Poi scusatevi se sbaglio, ma non la seguo. Allora, appunto, penso che l'abbiate capito che i protagonisti sono Masha e Orso. Nel caso non fosse, eh, non fosse stato chiaro. Ok. Eccolo qua. Eccolo qua il nostro mega uovo Kinder. Oddio, l'ho distrutto, perfetto. Oh. Ah, ecco, questo diciamo che l'ho leggermente distrutto, ma ok. Vediamo la sorpresa. Oh, che carino! No, 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 io lo amo, lo amo questo peluche. No, è troppo tenero. Oh, ragazzi, ditemi: se non è un amore, è bellissimo. Guardatelo quanto è tenero. Questo, ovviamente, eh, d'ora in poi si troverà sulla mia scrivania. Penso qui, perché è bellissimo. Davvero, che tenero! Lo si può anche appendere, non lo so. Dove si vuole? Qui vabbè, ho combinato un po' un caos uh, perché ho distrutto l'uovo. Vedete come l'ho uh, distrutto in modo preciso? Vedete proprio perfetto. Ok, allora, tralasciando i, i miei piccoli scleri, direi di passare all'altro uovo, ovvero questo qui di Frozen. Vabbè, ovviamente sta scritto lei, c'è scritto lei, però in realtà lo, lo possono prendere tutti, non solo le bambine. Ok. Eccolo qua. Anche l'altro uovo. Ok, allora questo cerchiamo di non distruggerlo. Oh, wow, stranamente, vabbè, non l'ho tagliato in modo perfetto, però dai, poteva andare peggio, per esempio come è successo con l'uovo di mascia e orso. Comunque, vediamo, vediamo, vediamo. Wow, che carina! Allora, ci sono degli sticker di Elsa e Anna poi ci sono tante carte vediamo vediamole ah che carine ok allora c'è un po di caos allora Praticamente ho trovato queste carte, gli adesivi, e poi il personaggio di Anna che sta pantinando. Quindi adesso dobbiamo prenderlo qui quindi adesso la dovrei vestire perché non penso possa andare in giro così decisamente, no? Allora eccolo, sono riuscita a montarlo più o meno perché non è proprio precisissimo. però dai. Sembra più o meno un vestito. Comunque è carinissima. E devo dire che sono le sorprese migliori quelle che si trovano nel, nelle uova Kinder. Le più belle e poi anche il cioccolato è il più buono. Bene, e adesso passiamo all'ultimo uovo. Ovvero di PJ Mask, che sarebbe una. Una serie che hanno trasmesso prima su Disney Junior e poi su Rai yo, yo quindi per chi fosse interessato potete andarla a vedere. E parla appunto di questi tre bambini di circa sei anni che di giorno sono normali, sono dei normali bambini, però di notte diventano dei supereroi. La carta è molto carina, ci sono i tre personaggi, appunto i tre protagonisti. Allora, togliamo subito. Aiuto. Ok. Wow, allora. Ecco. L'uovo è abbastanza grande. Allora, apriamolo magari. Ah, così subito. Che cos'è? Allora c'è della plastilina verde. E poi ci sono questi. Penso a ah, dovremmo praticamente creare il corpo: il corpo e poi mettere eh, tutti i vari pezzi. Sinceramente è carina come idea, solo che io non vado matta per quest queste cose nel senso di creare, uh, cioè mi piace la plastilina, però creare i corpi così e poi mettere questi, diciamo, non mi piace tanto come idea, come diciamo gioco, però mi piace uh, modellare la plastilina, questo sì. Penso che userò di più la plastilina di per sé. Assaggiamo il cioccolato. Dai, non è male. Perciò, ragazzi, che vi posso dire di queste uova? Allora, ovviamente ve le consiglio tutte perché il cioccolato è buono, però, come al solito, se ne dovessi scegliere una, sceglierei quelle kinder perché il cioccolato ovviamente, è ovviamente il più buono e penso che voi lo sappiate. E le sorprese sono anche più belle, cioè, almeno in questo caso sono più belle le sorprese che ho trovato nel, nelle uova kinder rispetto alle altre. Sono comunque felice di avere un po' di plastilina. Visto che mi piace tanto modellarla, questo sì, però diciamo che dei disegni da colorare non è che me ne possa fare chissà che cosa. Bene, adesso passiamo ai saluti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!